Siamo nel santuario di Loreto, santuario che custodisce la casa di Maria, dove Maria è stata fanciulla, fidanzata, è stata sposa, è stata moglie, ma nessuno dice mai di Maria come vedova. Anche Maria ha vissuto la solitudine, ha vissuto la sofferenza in questo stato particolare. E chi viene a Loreto quindi respira tra le mura anche la vicinanza di una donna che ha vissuto questa solitudine. La vedovanza però non è solo una disgrazia o una sofferenza che ti accade nella vita, ma può essere anche un momento per fare spazio alla grazia. Attraverso la grazia del Signore le nostre ferite possono essere redente e possono trasformarsi in sorgente addirittura vivificante per chi ci sta intorno. Per cui lasciando entrare il Signore nelle nostre vite, facendoci guidare dall'esempio di Maria, siamo sicuri di poter continuare a guardare lo stesso orizzonte che guardavamo con la persona che ci aveva accompagnato in un tratto di cammino terreno, senza dimenticarci la meta eterna. Sabato 14 e domenica 15 marzo. Ritiro pellegrinaggio per lo stato di vedovanza. La Santa Casa di Maria, la casa di ogni famiglia, vi aspetta. Riflessione, testimonianze, condivisione e preghiera insieme. Per tutte le informazioni www.loretofamily.it